Siamo arrivati oggi perché la Procura della Repubblica dell'Aquila ha rinviato ci ha fatto perdere 4 anni con le richieste di rinvio a giudizio, con le richieste di archiviazione. Soltanto grazie alla vocazione siamo riusciti a stare oggi in aula. E questo è un processo che viene equiparato agli altri. Il processo a Schettino, primo, non l'hanno fatto in un'aula piccola, misera, l'hanno fatto in un teatro, preso ad hoc. Oggi non avevamo nemmeno il posto per sedere le parti civili e nemmeno per far sedere gli avvocati c'era il posto oggi. Il rinvio dell'udienza al 21 giugno del processo denominato Grandi Rischi Bis a carico dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso fa esplodere in aula la rabbia dei parenti delle vittime che vedono questo rinvio, dal momento che ad ottobre c'è la prescrizione, come una chiara presa in giro. Ditecelo che non volete la verità, urla Vincenzo Vittorini, che nella notte del 6 aprile del 2009 ha perso moglie e figlia. A 7 anni di distanza sarebbe una città che deve chiedere la verità, non Vincenzo Vittorini e gli altri parenti delle vittime, che siamo in 5. Sarebbe una città a chiederla. E un processo così si fa, con un'udienza a settimana si fa. Già per arrivare a questo processo ci abbiamo messo 7 anni, per combattendo contro la procura che ci ha richiesto l'archiviazione già, ci ha fatto perdere 4 anni, E oggi che facciamo? Che cosa facciamo? Ci viene rinviato al 21 giugno. In aula questa mattina in tribunale per il procedimento parallelo appunto a quello che ha visto i 7 componenti della Grandi Rischi condannati in primo grado a 6 anni di carcere e poi assolti in appello tranne che per un caso. Questa inchiesta satellite in teoria, perché poi la pratica è altra cosa, dovrebbe chiarire se componenti della commissione rilasciarono le dichiarazioni rassicuranti che li hanno portati alla condanna in primo grado, perché indotti a farlo proprio dal capo dipartimento Guido Bertolaso. La costola del processo Grandi Rischi è nata, lo ricorderete, dopo la diffusione in TV di un'intercettazione telefonica tra Bertolaso stesso e l'allora assessore alla protezione civile della regione Abruzzo, Daniela Stati, in cui Guido Bertolaso parlava di operazione mediatica, perché disse «vogliamo rassicurare la gente». Bertolaso aveva dichiarato più volte di voler rinunciare alla prescrizione. Ecco che cosa ci ha detto stamane il suo avvocato. Ma io sulla rinuncia alla prescrizione non dico nulla, posto che si tratta di un diritto assolutamente personale della parte e qualora intenda avvalersi di questo diritto lo farà, per cui io posso limitarmi a dire solo questo.